All'inizio del VI secolo a.C., Atene è caratterizzata da un forte conflitto sociale, dovuto allo strapotere dell'elemento aristocratico e all'emergere di ceti che, non essendo aristocratici, stavano comunque conquistando una posizione economica importante. È in questo ambito che si collocano le riforme di Solone, che fu arconte fra il 594 e il 593. Il suo primo provvedimento fu la cosiddetta seisachtheia, vale a dire lo scuotimento dei pesi. Solone promosse il passaggio a un diverso sistema di pesi e misure, e questo comportò automaticamente la diminuzione del peso dei debiti, perché le monete erano più leggere, e portò progressivamente alla scomparsa della schiavitù per debiti. Fra l'altro, Solone previde anche la restituzione della libertà ai cittadini che erano stati ridotti in schiavitù proprio a causa dei debiti. Ma la riforma più importante di Solone fu sicuramente un nuovo ordinamento, non più aristocratico, ma timocratico. La parola timè significa censo, quindi la suddivisione dei cittadini avvenne su base censitaria. In base a questa suddivisione venne poi distribuito diversamente il potere. Vediamo innanzitutto come furono suddivisi i cittadini. Si trattava di quattro gruppi che andavano a sostituire le antiche quattro tribù. Al vertice c'erano i Pentacosio Medimni, che producevano oltre 500 medimni di cereali. Ti ricordo che un medimno equivaleva più o meno a mezzo quintale, quindi Pentacosio Medimni erano i grandi proprietari terrieri, gli unici che potevano accedere alle cariche più alte, all'arcontato e quindi all'areopago. Seguivano i Triacosio Medimni, la cui produzione oscillava fra i 500 e i 300 medimni. Erano i cavalieri nell'esercito e potevano ricoprire le magistrature minori. C'erano poi gli Zeugiti, che potremmo definire una sorta di classe media, artigiani, contadini, che producevano fra i 300 e i 200 medimni di prodotti agricoli. Loro, all'interno dell'esercito, erano gli Opliti e potevano comunque far parte del Consiglio dei 400. Alla base c'erano poi i Teti, al di sotto dei 200 medimni, oppure nullatenenti, erano in pratica i braccianti dei grandi appezzamenti di terreno delle classi precedenti. E nell'esercito erano preposti alla fanteria, ma erano anche marinai e facevano parte di diritto dell'ecclesia e dell'eliea. Soltanto le prime tre classi censitarie avevano diritto di entrare sia a far parte dell'ecclesia, sia dell'eliea, sia del consiglio dei 400, da cui erano invece esclusi i teti.